Eccoci qua con Torre di Rio, allora subito una doppietta, la prima col Bonova, non poteva iniziare meglio la stagione. Sì, siamo partiti col piede giusto, e abbiamo saputo soffrire, specialmente nel secondo tempo quando siamo rimasti in 10 e abbiamo subito il gioco dell'Orani, che è un'ottima squadra, hanno ben messo in campo, ma noi abbiamo un bel gruppo e siamo riusciti ad avere la meglio, diciamo, sì. Il risultato forse un po' pesante, visto anche quello che si è visto in campo, però siete stati molto cinici a approfittare anche delle disattenzioni dell'Orani. Sì, è vero, io soprattutto ho toccato forse 3 palloni, sono riuscito un po' fortunato a fare 2 gol. Comunque sono contento perché non era una partita facile, soprattutto fuori casa, con un'ottima squadra. Ecco, quando si vince 3-0, insomma, di solito va tutto bene, però in cosa potete migliorare? Beh, sicuramente possiamo migliorare nel fatto che dobbiamo cercare di far girare più la palla, perché molte volte cercavamo sempre il lancio lungo e noi davanti non è che di testa siamo molto forti, diciamo, puntiamo più sulla velocità, la rapidità, quindi è preferibile se giochiamo palla a terra. Poi tutto sommato non ho da dire niente ai miei compagni, si sono comportati tutti bene, anche i giovani sono andati molto bene. Ecco, favorite per il campionato, oltre a voi naturalmente. Compa, fa il serio! Ma so che c'è anche il Pozzo Maggiore, che è un'ottima squadra, la Corrasi. E poi la Fanum, quello che è la Dorgalese, sicuramente come ogni anno come fa sempre una bella squadra, sì. Bene, noi ringraziamo il bomber De Rio, insomma, facciamo complimenti a questa doppietta, speriamo che arrivino altre anche nel corso della stagione. Speriamo bene, grazie mille. Eccoci qua con il capitano Francesco Cosso, allora subito un 3-0 per iniziare la stagione in modo migliore. Sì, siamo partiti benissimo, abbiamo fatto una bella partita, subito la prima rete è stata una bella rete. Poi abbiamo fatto un po' la seconda rete era anche una bella rete. E avete approfittato delle disattenzioni nella difesa? Li ho visti un po' così, li ho visti. La prima hanno sbagliato nella difesa. Forse quel fuorigioco un po' molto alti erano, quindi insomma li avete sorpresi bene. Sì, ma il fuorigioco credo che non ci sia. No, non dico, c'era. Con la tattica del fuorigioco. Sì, il fuorigioco non c'era. Poi il secondo tempo siamo partiti un po' così. L'Orani attaccato e poi siamo rimasti anche in 10 perché certo, l'espulsione di Cano. Abbiamo controllato la partita e poi abbiamo chiuso con la terza rete, abbiamo chiuso la partita. Ecco, voi quest'anno partite favoriti come l'anno scorso, quali sono gli errori che non dovete più commettere? L'anno scorso siamo partiti un po' male, la squadra era buona, sì, i giocatori validi, però... Cosa vi è mancato? Non c'era grinta e poi troppi singoli. I giocatori Bonova c'erano più che niente, perché poi se contiamo quest'anno è rientrato Di Riu, che era Ittiri, Meluni, che era Ploaghe, sono entrato io che ero fermo e quindi noi bonorvesi diamo una è tornato Mario Fada, che è un portiere assolutamente di categoria superiore, che è una categoria che fa la differenza. Ecco, quali saranno le, dovendo scegliere una rivale nella corsa per la promozione, qual è la più pericolosa? Credo il Pozzo Maggiore o l'Oliena, credo. Le altre non lo so che siano rinforzate, però il Pozzo Maggiore si è rinforzato bene. Quindi si presume c'è un'altra derby? Il derby, sì, è la quarta giornata. E poi c'è l'Oliena, che c'è la Tudino Sanna, che era da noi, che è un buon giocatore. E poi sono rientrati l'allenatore che... Mereu, certo, sì, c'è Magliano. Una bella squadra. Ecco, per chiudere un messaggio ai tifosi del Bonova, che anche oggi vengono seguiti. Noi speriamo, noi entriamo in campo sempre per vincere. Speriamo di vincere quest'anno il campionato, che vogliamo salire, siamo già 4 anni che proviamo a salire, non ce la facciamo. Certo. Bene, noi ringraziamo Francesco Cosso, il capitano del Bonova, in bocca al lupo a voi insomma per questa stagione, che speriamo veramente che siate protagonisti, finalmente possiate, chissà, fare questo salto di categoria. Crippi. Grazie. Grazie, arrivederci.